Il Gela è ritornato corsaro e i biancazzurri hanno ricominciato a fare punti in trasferta dopo la debacle di Frattamaggiore e hanno nuovamente riassaporato il gusto del successo fuori dalle mura amiche. Domenica scorsa a Roccella i gelesi hanno colpito al momento giusto, incamerando tre punti importantissimi, un successo costruito con raziocinio. Le vittorie si ottengono quando c'è da soffrire in campo, quando c'è nei momenti di difficoltà la squadra reagisce e botta su botta risponde all'avversario, poi alla lunga la qualità del Gela esce sempre fuori, però se nel momento di difficoltà che l'avversario ti pressa, ti attacca, non hai una squadra compatta e tutti gli elementi si sacrificano sulla seconda fase, quella della fase difensiva, poi sulla fase offensiva abbiamo grande qualità, abbiamo grande velocità in questo momento e questo viene sfruttato. Il Gela domenica ha atteso l'avversario e lo ha punito con puro cinismo. Noi in velocità, in rapidità, in profondità abbiamo giocatori di grande valore come Bonanno, Kosovan, Montalbano, hanno questa profondità e questo attacco agli spazi che in questo momento ci stanno dando grandi risultati. Poi abbiamo messo anche Maurizio Nazzi che è entrato in un momento di difficoltà degli avversari, lui con la sua qualità ha messo in difficoltà la squadra voleva vincere e noi abbiamo fatto delle scelte per puntare alla vittoria finale. Le chiedo, mister, a proposito di Maurizio Nassi, come mai l'attaccante non gioca dal primo minuto? Qua abbiamo 20 elementi, l'allenatore fa delle scelte per schierare la miglior formazione. Maurizio, come gli altri, stanno lavorando al 100%, poi di volta in volta l'allenatore sceglie in base al tipo di gioco che vogliamo fare. In questo momento la squadra si trova molto bene con tre veloci senza dare punto di riferimento e abbiamo fatto questa scelta, ma non è una scelta definitiva. Di volta in volta noi faremo delle scelte con il mio staff, faremo delle scelte rispetto all'avversario, come si schiera l'avversario in fase difensiva. Un vecchio adagio recita che non c'è due senza tre. Il Gela è reduce da due vittorie di seguito. Si festeggerà domenica prossima anche contro l'Aversa Normanna. Lo slogan è: prima di scendere in campo abbiamo fatto questo cerchio che è determinante. E allora la frase è: ci siamo promessi di dare tutto. E noi domenica ci promettiamo di dare tutto.